Finisce 1-1 l'amichevole infrasettimanale di Arezzo, sfruttata in questa pausa per le nazionali. Apre Ciccio Caputo sul calcio di rigore, pareggia Cutolo, poi nel secondo tempo di fatto in campo soltanto i ragazzi della Primavera, un test che va preso per quello che è. A volergli dargli un senso l'Empoli qualcosina in più poteva fare, ma ripeto, lascia veramente il tempo che trova, concentrazione sul campionato, perché poi alla ripresa arriverà al Castellani la Lazio. Andiamo per pianetaempoli.it ad ascoltare le voci dei protagonisti. Giovanni, sgambata infrasettimanale contro l'Arezzo, un test sicuramente importante per assimilare ancora di più tutte le nozioni che ormai dal 4 luglio state portando avanti. Sì, sì, è un buon test contro una buona formazione e questa settimana di sosta insomma serve per lavorare e mettere ancora minuti nelle gambe, quindi insomma siamo contenti della partita che abbiamo fatto e abbiamo fatto anche da ieri una buona giornata di lavoro, stamattina anche, quindi insomma la settimana sta procedendo bene. Con un bilancio direi fin qui abbastanza positivo, perché sono i 4 punti già messi in saccoccia, devono insomma far fare, non dico un sorriso pieno, ma comunque più un sorriso che qualcos'altro. Sì, no, siamo contenti di queste 3 partite, il nostro obiettivo è il campionato, come ti ho detto queste partite servono per mettere ancora minuti nelle gambe e adesso dalla prossima settimana insomma cominceremo a preparare la partita contro la Lazio e da lì insomma rinizia il campionato che sarà lungo, però per il momento ci stiamo facendo bene. Senti, è prestissimo per qualsiasi tipo di bilancio positivo o negativo che sia, però l'abbiamo anche scritto l'altro giorno, c'è un dato che ti riguarda molto importante, ovvero sei tra quelli che hanno rubato più palloni, che hanno più palle recuperate di tutta la Serie A, sono Di Lorenzo che si sta già facendo conoscere al grande pubblico. Sì, ma passa tutto anche dal lavoro della squadra, quindi sono fortunato a giocare in questa squadra che gioca a calcio, insomma è facile anche giocare con gli altri compagni, quindi mi trovo bene già dall'anno scorso con il mister, insomma abbiamo delle buone idee, insomma e speriamo di farci valere anche in Serie A. Com'è stato il tuo personale impatto? No, positivo, sicuramente è il sogno di ogni ragazzo che inizia a giocare a pallone, quindi la prima partita è stata emozionante e poi piano piano insomma, bisogna abituarci e non pensare troppo a tutto il contorno e fare partita per partita. Senti, l'hai già chiamata in ballo la Lazio, alla ripresa ci saranno loro, forse la prima big che andiamo ad affrontare, un test importante che ci farà conoscere ancora qualcosa di più dell'Empoli. Sì, forse è la prima squadra importante che incontriamo, però giochiamo in casa dopo le 2 trasferte dove abbiamo fatto ottime prestazioni e quindi sicuramente li rispettiamo perché è una grande squadra, però cercheremo, come vuole il mister, insomma, di cercare di imporre quello che ci chiede. Tisman, hai fatto 90 minuti, il mister evidentemente oggi ti voleva osservare, ti voleva vedere, anche perché in queste prime 3 giornate sei sempre subentrato dalla panchina e mi sembra che oggi il tuo lo abbia fatto egregiamente. Sì, sì, sono contento perché ho giocato, è importante per me di giocare, di stare a giocare. Sì, penso che devo essere paziente, era una buona partita, ho fatto corsa tanto, sì sì, molto, sono stanco, sono contento. Senti, in estate abbiamo parlato molto di te sulla posizione, perché inizialmente si pensava che tu potessi essere anche impiegato in mezzo, poi invece sei tornato a fare la mezzala, è lì che rendi di più, ma forse è lì che ti diverti anche di più. Ah, mezzala? Mezzala. Sì, sì, io preferisco mezzala, ma anche play mi piace tanto e devo mister, lui vuole che io faccia tutte sì, e due. Sì, lui mi metto mezzala, io vado a giocare in mezzala e sì, lui mi metto play uguale per me. Senti, hai giocato poco, è vero, però il mister ti ha sempre buttato dentro e mi sembra che l'impatto che tu hai avuto sulla Serie A con la Serie A sia stato positivo, però dimmi il tuo pensiero. Io
Io sono, come si dice, voglio giocare certo. veloce, ma devo essere paziente. Sono contento di essere entrato sul campo e devo ancora lavorare. Quando entro devo lavorare di più e devo provare di cambiare il gioco. Adesso c'è la sosta per le nazionali, poi arriva la Lazio, una partita molto difficile contro una delle squadre più forti del campionato italiano. Non dobbiamo pensare che la Lazio è una squadra forte, ma dobbiamo dare di più che siamo abituati. E pensare a noi. Sì, sì. Sarà il nostro gioco a farlo bene indipendentemente da chi abbiamo di fronte. Certo, dobbiamo giocare come sempre.